Nick, oggi per mezz'ora si sono visti in campo in mediana Gori e Bocchiro, due giocatori che con le loro squadre di Celtic hanno pochi minuti, uno per infortuni, va bene, l'altro per scelte. Non c'è un grosso problema di comunicazione o di rapporti tra i club di Celtic e la nazionale? Sono d'accordo con te, credo che questa comunicazione tra le federazioni e le due squadre celtiche è molto importante. E abbiamo pochi giocatori in Italia, pochi giocatori che hanno il livello di giocare a livello internazionale. E questi giocatori giovani, loro devono giocare per le due squadre celtiche. Un esempio è Ricky Bocchino, che non ha giocato per Viadana. Forse questo è, non lo so quante volte lui ha giocato 15 minuti alla fine del partito con Viadana. È difficile rientrare in questo momento, quando non ha l'esperienza di giocare anche in Celtic, l'ultimo 20 minuti della partita come oggi, che era molto teso, eh. Cioè, 18-16, l'organizzazione del gioco del 10 è importante per 20 minuti, l'ultimo 20 minuti. E secondo me, il nostro giocatore deve trovare l'esperienza in Celtic il più veloce possibile. Io ho detto questo prima la stagione e ancora dopo il test novembre è ancora più importante.